Hop, 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 come misteriosa la leggerezza. Hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza. Hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai. Mi sono annotata tutte le volte che ho incontrato la parola leggerezza, e la parola leggerezza l'ho incontrata molto raramente, qualche volta per qualche cosa di cibo, qualche volta in qualche canzone e basta. Ma non è da femmine, è buonissimo. Ah, hai capito la leggerezza? È una parola dai molti significati e con dei significati molto molto ampi, all'eloquenza fino però alla faciloneria, all'inconsistenza, alla superficialità, e quindi in questo suo essere così ampio probabilmente poi risiede il fatto che poco la si usa. Leggerezza, diciamo, è vista come un valore e non come un difetto, e tutta la trattazione di Calvino la vuole proprio vedere come un valore. Per noi la lettura è stata quella di essere leggeri, per essere semplici, diretti, e per essere semplici e diretti anche di fronte a temi molto complessi. A un certo punto della sua trattazione Calvino arriva e dice: la leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l'abbandono al caso. Su queste parole ben penso che si diciamo profilerà l'intervento che farà Hazel Thornton, che si definisce proprio come un cittadino indipendente che si sta occupando di temi di salute. È la persona, diciamo, è un relatore che viene dall'Inghilterra e che ha elaborato su una storia di, diciamo, su una sua storia personale, proprio l'idea di poter coinvolgere quanto più possibile e in maniera quanto più ampia i cittadini, ancorché pazienti, in un percorso proprio di interazione col sistema sanitario e con il sistema con il quale si fa ricerca. E attraverso la sua relazione entreremo proprio nel dettaglio di questa partecipazione, e speriamo che questo sia molto da stimolo per chi sta lavorando su questi temi. Alessandra Cerioli svilupperà il tema legato al consenso informato, come il consenso informato, che dovrebbe essere leggero in senso di semplice, e nel cercare di spiegare il perché dovrebbe essere importante per un paziente o per un cittadino entrare in una ricerca clinica, e come invece il consenso informato è ancora veramente l'emblema della pesantezza, e per contro invece, spostandosi dalla ricerca e andando più sull'assistenza ai pazienti, Giuseppe Serravezza invece svilupperà come si possa essere leggeri, senza però essere banali o superficiali, nello stare vicino ai pazienti che hanno una storia di malattia importante, come i pazienti oncologici, e come la comunità intorno possa essere accogliente, sostenente e attiva nel cercare di aiutare e di convivere assieme al paziente o ai pazienti la propria storia di malattia. E su questo la trattazione della parola leggerezza speriamo che induca a usarla in maniera corretta sempre più spesso.